Allora, devo fare un video un po' generale. Ero scettico, devo dire, sulla Lever Cup, sul funzionamento in generale, sulle modalità, perché è un'esibizione, è uno spettacolo da circo, però mi sono un po' ricreduto. Ieri lo cito anche e lo ringrazio, Alessandro De Stefano, che a parte mi commenta sempre sotto i video. Abbiamo un po' discusso nei commenti proprio sulla Lever Cup. Lui mi ha detto comunque come fa a non piacerti la Lever Cup, visto che giocano sempre tutti questi grandi tennisti per una squadra. E devo dire che mi sto un po' ricredendo, almeno dopo aver visto questa prima partita tra Dominic Thiem e Denis Shapovalov, perché una partita intanto tra due grandi giocatori. E questo è chiaro, perché comunque quando ci sono in campo questi grandi giocatori, anche se è un'esibizione, lo spettacolo lo vedi, ma più che altro che giocano alla morte, giocano al top della condizione ed è quello che mi piace particolarmente, perché comunque anche se è una competizione alla fine ai fini di se stessa, si vede che i giocatori anche ci tengono per comunque portare un certo orgoglio alla propria formazione. E per non fare anche cattiva figura davanti agli altri, e comunque per rappresentare al meglio sia il team Europa sia il team mondo. E abbiamo visto proprio nelle reazioni di Shapovalov, che insomma si rimproverava dopo tutti i punti, e poi alla fine ha spaccato praticamente, ha demolito la racchetta dopo un super tiebreak straordinario vinto da Dominic Thiem per 13-11. Una partita tra l'altro bellissima, proprio sul filo del rasoio fino alla fine. Entrambi hanno giocato davvero una grande partita, evidentemente comunque trainati da questa atmosfera straordinaria che c'è nel Pala Expo di Ginevra, e hanno giocato veramente alla morte, proprio al top della loro condizione, evidentemente al top del loro impegno, perché onorando proprio questa competizione. È una cosa che francamente appunto io non mi aspettavo, che io avevo visto un po' di sfuggita negli anni scorsi la Lever Cup, però insomma guardandola più attentamente rivela anche aspetti piuttosto di attaccamento appunto al team, che è quello che hanno dimostrato entrambi. Shapovalov l'ha persa veramente sul filo di lana, probabilmente per la maggiore precipitazione rispetto a Dominic Thiem, che è stato in generale più paziente e più sapiente in questo match. Poi chiaramente la partita l'ha persa per 2 punti e per un'inezia, però dopo tra l'altro un super tiebreak spettacolare che non finiva più, giocato benissimo da entrambi. Però insomma Thiem mi è parso un pochino più sapiente, più paziente rispetto al tennista canadese, che è parso spesso troppo irrequieto, troppo precipitoso anche nell'andare a prendersi il punto, e questo gli ha fatto incorrere in maggiori gratuiti rispetto invece a un team che sì, ancora evidentemente non è proprio il team formato Roland Garros o Indian Wells, però è un team che sicuramente esce meglio rispetto intanto all'incontro di Coppa Davis contro Ruusuvuori, perso 6-3-6-2, ma anche dopo che era uscito comunque con le ossa rotte dagli US Open, con la resa al primo turno contro il nostro Thomas Fabiano. Quindi insomma adesso ci apprestiamo a vedere la partita fra Fabio Fognini e Jack Sock. Sarà magari un preludio per altro spettacolo. Sinceramente io continuo a preferire chiaramente un torneo come San Pietroburgo, che lo seguo maggiormente perché c'è Berrettini, perché ha tanti grandi obiettivi, però insomma è una competizione da seguire, la Lever Cup, che sicuramente penso sia cresciuta quantomeno quest'anno rispetto alle ultime edizioni, grazie comunque sempre a un grandissimo contributo fatto da Roger Federer, un po' l'organizzatore di questa competizione, che la sta comunque pian pianino facendo crescere. E chi se no, se non Roger Federer, la può far crescere una competizione del genere, che poi chiaramente è tutto business, è tutto a cui ruotano intorno i media. Però insomma per un appassionato può essere anche piacevole vedere delle partite comunque con due campioni che lottano comunque non soltanto in modalità esibizione, non in modalità proprio
sporadica o comunque in modalità anche abbastanza svogliata, ma lottano proprio con grande impegno per valorizzare appunto la loro chiamata anche nel team Europa, nel team mondo e per fare contenti i loro capitani, Björn Borg e John McEnroe. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate su questa Laver Cup, io un po' mi sto ricredendo, poi vedremo nei prossimi giorni, però fatto sta questo primo match già un po' ricredere mi ha fatto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, una valanga di mi piace al video perché bisogna per poi iscrivetevi perché bisogna crescere sempre di più, perché quando si arriva a 1000 ragazzi vi aspetterà un super speciale, poi insomma arrivando a 1000 si sbloccheranno anche diversi nuovi contenuti e a questo punto ragazzi arrivederci, ragazzi, al prossimo video.